Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Questa mattina sono andata a fare un po' di shopping, sono andata in giro, mi sono presa una mattinata per me stessa, sono andata per negozio, ho guardato le vetrine, mi sono comprata due o tre cosine e sono passata anche da Tiger. E ovviamente, come quelli che vanno da Tiger sapranno sicuramente già, quando si entra lì non si esce mai a mani vuote. Quindi anche per me è stato così, sono entrata, ho visto che c'erano una serie di cose già per Natale e in qualche modo, insomma, mi sono comprata due o tre cosine. Vi dico subito che ho preso poco, ho preso proprio poco, però volevo farvi vedere quelle due o tre cosine che ho comprato. Innanzitutto mi hanno dato un sacchetto, questo, con la T di Tiger, che comunque ho preso perché mi può venire utile anche per altre cose. E poi ho comprato due o tre cosine, vi dicevo sono poche, però due o tre cosine che sono già dedicate un pochino al Natale. La prima cosa che ho preso sono questi nastri glitterati, ve li avvicino in modo che li vediate. Ho preso questi perché ho pensato intanto di fare qualche lavoretto per Natale e poi ho pensato anche al modo per abbellire un pochino i pacchetti di Natale, perché dovete sapere che io amo tantissimo fare pacchetti di Natale, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Addirittura mio padre mi raccontava che quando ero piccola prendevo delle cose che c'erano in casa e mi mettevo a fasciare tutto, quindi facevo questi pacchetti anche quando non dovevamo regalare niente, quindi prendevo oggetti, li fasciavo, ci mettevo il nastro, insomma, quindi è una cosa che mi è sempre piaciuta. E quando arriva Natale a me piace fare dei pacchetti un po' particolari, poi magari farò qualche video, vi farò vedere qualche pacchetto. Comunque questi li ho presi appunto per fare dei pacchetti, dei lavori in generale natalizi. Poi ho preso questi sacchettini qua con Babbo Natale, che sono dei sacchettini regalo. E anche questi li ho presi perché mi sembravano veramente molto carini, appunto per confezionare dei regali, ma anche perché ho pensato di fare qualche lavoro di Natale, qualcosa di creativo e di ricalcare, insomma, riprendere la figura di Babbo Natale, perché io non so disegnare granché bene, quindi se ho degli esempi, delle guide, degli aiuti è sempre meglio. Poi ho comprato questa spilla, questa è una spilla con l'albero di Natale. Mi piaceva molto, era secondo me molto carina. Ho pensato di indossarla il giorno di Natale, di mettermela così sul maglione, di indossare questa spilletta, perché comunque è una cosa che tutto sommato è originale, quindi insomma mi è piaciuta, poi costava poco, ora non ricordo se 1 euro o addirittura un po' meno, comunque insomma mi è piaciuta e me la sono comprata. Poi ho preso degli stickers natalizi, questi, che mi serviranno appunto per i miei pacchetti di Natale o per qualche lavoro o anche semplicemente per la decorazione dell'agenda. E poi ho preso un libro, questo, che è un libro da colorare tutto dedicato al Natale, quindi dentro ci sono delle immagini natalizie appunto da colorare. Io l'ho preso perché, come vi dicevo prima, non so disegnare granché bene, quindi per fare i lavori di Natale magari queste immagini mi servono perché magari le vado a ricalcare e poi le riporto su qualche lavoro. O semplicemente anche posso colorare queste immagini perché comunque colorare è una cosa molto rilassante, non è solo un'attività per bambini, secondo me è anche un'attività che un adulto può fare per rilassarsi 10 minuti. Adesso vanno anche tantissimo di moda i libri da colorare per adulti con delle immagini comunque tipo mandala, dei fiori, degli animali, delle cose particolari. E io tra l'altro qualche libro del genere ce l'ho e poi magari vi farò un video più avanti su questo tipo di libri. Comunque in questo caso l'ho preso perché pensavo ai dei lavori di Natale, quindi avere delle figure da poter ricalcare. Però insomma non escludo che poi magari qualcuno mi metterò anche a colorarlo, perché abbiamo tutti bisogno di rilassarci, secondo me, e ognuno trova i suoi modi. Poi ho preso una cosa che invece non c'entra niente col Natale, ma che fa parte della collezione Tiger di questo mese, che sono gli unicorni. E quindi mi sono presa questo blocchetto con l'unicorno che ha le pagine bianche, così. Perché comunque io utilizzo tantissimo i blocchetti perché mi prendo sempre un sacco di appunti su un sacco di cose. Io sono una persona che scrive tantissimo a mano, mi piace molto scrivere e qualsiasi cosa io la scrivo a mano, è molto difficile che io scriva col computer. E quindi insomma i blocchetti a me servono sempre. Questo mi sembrava davvero carino con questo arcobaleno tutto così glitterato con l'unicorno e quindi ho comprato anche questo.
Basta, questi sono gli oggetti che ho comprato, come vedete non sono molti, però volevo farveli vedere. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi piace andare da Tiger, se anche voi come me quando entrate lì non uscite mai a mani vuote e se avete già acquistato qualche cosa dedicato appunto al Natale. Io mi fermo con questo video, vi do appuntamento alla prossima, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.